Nessuno conosce il nome di questo soldato, ma è diventato una figura leggendaria ed è ancora oggi ricordato come uno dei più grandi eroi di Pompei, poco prima della sua distruzione. Vediamo cosa fece. L'anno era il 79 d.C. e Pompei ed Ercolano erano fiorenti città vicine con più di 20.000 abitanti. Erano adagiate sulle pendici del Vesuvio, nell'Italia meridionale. Tra ottobre e novembre di quell'anno, il Vesuvio iniziò a eruttare violentemente, sputando una nube gassosa eccezionalmente calda, alta più di 30 km. Nel momento in cui la montagna iniziò a eruttare, gli abitanti di Pompei furono colti completamente di sorpresa. Alcuni anni prima avevano assistito a terremoti nella regione, ma mai a un'eruzione. Lo spettacolo del vulcano che scagliava rocce e cenere nel cielo fu scoraggiante. Il rumore fragoroso dei massi espulsi divenne un avvertimento per la gente, che dapprima stupita e incredula di ciò che stava vedendo, si trovò presto di fronte a un dilemma: fuggire per mettersi in salvo o rimanere congelati dall'eruzione. Le strade trafficate si trasformarono in corsie di panico. Le famiglie si sono riunite in fretta e furia, alcune cercando di fuggire dal pericolo imminente, altre cercando di trovare riparo nelle proprie case. Plinio il Vecchio era un ammiraglio della flotta della Marina Imperiale Romana e viveva a circa 30 km da Pompei. Non appena si accorse dello scoppio di questa eruzione, ordinò ai suoi uomini di preparare una piccola imbarcazione per dirigersi verso Pompei, inizialmente per studiare il fenomeno e valutare cosa stesse accadendo. Tuttavia, quando sentì una richiesta di soccorso, Plinio capì che avrebbe avuto bisogno di qualcosa di più di una barca per salvare quelle persone. Cambiò quindi i suoi piani e ordinò al Quinque Remi della Marina Imperiale di stanza a Miseno di attraversare la baia per aiutare i tentativi di evacuazione. Inoltre chiamò un equipaggio di 9 uomini per andare con lui a Pompei. Quando arrivarono, la situazione era disperata. Il nipote di Plinio, che scrisse l'accaduto qualche anno dopo, notò che, mentre le navi si avvicinavano, la cenere che si riversava sulla città era ancora più calda e densa, oltre a pezzi di pomice e rocce ricoperte di fuoco. Per un momento, secondo il nipote, Plinio si chiese se avrebbe dovuto tornare indietro, ma quando il timoniere gli disse cosa stava accadendo, rifiutò. Mentre l'eruzione infuriava, un coraggioso manipolo di uomini della flotta di Plinio partì in missione per salvare i cittadini dal caos in corso. Uno di questi era un soldato romano di alto rango, probabilmente della Guardia Pretoriana. Riuscite a credere al coraggio di quest'uomo e degli altri soldati che non avevano più tempo per evacuare i cittadini in preda al panico dalle strade di Pompei? E come se non bastasse, con le pietre che piovevano dal cielo e l'oscurità che invadeva la città. Per quanto quegli uomini si sforzassero di salvare le vite di quelle persone, avevano poco da fare. Solo 2 giorni dopo la prima nube di gas che colpì Pompei, una nuova incombeva sulla città e divenne mortale. Tutti i sopravvissuti furono soffocati dai gas. Secondo uno studio, bastarono 15 minuti perché la nuova nube di gas uccidesse il resto della popolazione, compresi Plinio e i suoi soldati. Dallo scoppio dell'eruzione passarono solo 3 giorni prima che Pompei fosse completamente cancellata. La lava e la cenere ricoprirono gli abitanti e le case della città, motivo per cui si sono conservati fino ad oggi. Solo nel 2017 alcuni archeologi si sono accorti che, tra gli scheletri già trovati, ne spiccava uno. Si trovava vicino alla spiaggia, a pochi metri da una barca. Aveva una cintura e una spada ben decorate e uno scudo ovale, il che suggerisce che lo scheletro molto probabilmente non era quello di un soldato comune, ma di un membro della Guardia Pretoriana, nota per l'uso di scudi ovali. Quest'uomo aveva probabilmente circa 40 anni e il suo corpo fu trovato in faccia in giù sulla spiaggia, insieme a diversi altri scheletri. Una volta terminata l'eruzione, nell'atmosfera c'era solo una nebbia e quindi il sole non poteva illuminare completamente la città. La missione di salvataggio di Plinio e dei suoi soldati è uno degli eventi meglio documentati di quel periodo e non è chiaro se qualche nave sia riuscita a salvare qualcuno. Sappiamo che coloro che fuggirono immediatamente dopo l'inizio dell'eruzione riuscirono a sopravvivere. In ogni caso, non possiamo ignorare che le azioni dei soldati della flotta romana diedero sicuramente speranza
alla popolazione di Pompei.